Mamma mia ragazzi, fa veramente caldissimo questo periodo. Io mi chiedo come facciano le nostre componenti hardware a lavorare con questo caldo. In realtà me lo chiedo anche per noi. Comunque, oggi andiamo a vedere un tutorial su come cambiare pasta termica alle nostre schede video e quali accortezze bisogna tenere a mente mentre si fa questa cosa, e andremo a vedere appunto le differenze tra il prima e il dopo su due schede video, la GTX 1070 e la RTX 2060. Due schede video alla fine che hanno qualche annetto sulle spalle, che quindi un bel cambio pasta termica potrà sicuramente giovare alle prestazioni, in particolar modo alle temperature. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi siamo qui con un altro tutorial riguardante il cambio pasta termica per le schede video. Sì, in passato mi avete già visto mettere mano su schede video per quanto riguarda il cambio della pasta termica, ma non ho mai fatto un tutorial almeno su come faccio io, ecco, questa pratica, che vi dico subito anche per i neofiti, questo in realtà è un video proprio per chi magari non se ne intende troppo, non ha mai messo molto le mani. Ecco, non è una cosa complicatissima, però ovviamente ci sono delle accortezze da tenere in considerazione quando si va a fare questa cosa. Abbiamo poi due schede video che sono anche un pochino diverse tra loro, più che altro per il metodo di montaggio del dissipatore. Alla fine poi l'applicazione sulla GPU vera e propria è la stessa, sia se avete una scheda video Nvidia, AMD oppure Intel, alla fine sempre quello si tratta, ma ovviamente lo andremo a vedere subito dopo, insomma, questa breve spiegazione. Prima di continuare col video, ovviamente vi invito a iscrivervi qua sotto al canale, attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche, così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Detto questo, vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, il primo per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi e l'altro invece per l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli, per garanzia e assistenza sempre al top, e passano davvero delle belle offerte. Infine vi ricordo anche di seguirmi sulla mia pagina Instagram e di TikTok, dove trovate le versioni short dei video, però integrali, quindi non tagliate a 60 secondi come succede purtroppo su YouTube. Quindi ora direi di tornare al tutorial sul cambio pasta termica. La prima cosa da fare ancora prima di andare a cambiare la pasta termica è sicuramente quella di accertarsi che non ci siano altre complicazioni nel nostro computer, perché le cause dell'alta temperatura magari all'interno della nostra scheda potrebbero essere dovute a tanti altri fattori, come ad esempio magari la stanza che è molto calda, oppure il computer che non l'avete pulito più di tanto e quindi si è accumulata un po' di polvere, di sporcizia all'interno della scheda, oppure all'interno dello stesso case non c'è un buon flusso d'aria e quindi la scheda di base si scalda molto, soprattutto nei mesi estivi. Però ecco, se tutte queste cose sono tenute sotto controllo e vedete che effettivamente la temperatura della scheda, in base a diverse cose che adesso andiamo a vedere, è più alta di quello che dovrebbe essere, effettivamente questo cambio pasta termica sarà una cosa da fare. Ma quindi, come teniamo sotto controllo le temperature per capire se va fatto questo cambio pasta? Beh, io utilizzo due programmi in sostanza, uno che è HVinfo per quanto riguarda la diagnostica, secondo me è il migliore per vedere appunto tutte le temperature della scheda video e anche delle altre componenti del PC, fa sicuramente al caso vostro, completamente gratuito, vi lascio il link qua sotto in descrizione. E l'altro programma è più che altro per dare un carico alla scheda, per farla scaldare. In questo caso utilizzo Even Benchmark, che va più che bene praticamente per tutte le schede. Infatti anch'io per questo video ho utilizzato questo setup, nel senso che sono andato a utilizzare 10 minuti di Even Benchmark con HVinfo attivo, e dopo questi 10 minuti sono andato a vedere le temperature che raggiungevo con queste due schede che vi ho detto all'inizio, la GTX 1070 e la RTX 2060. In entrambi i casi però ho fissato una velocità delle ventole tramite il programma MSI Afterburner, che vi consiglio caldamente di utilizzare per tutte queste cose, perché appunto vi dà pieno controllo anche per quanto riguarda la velocità delle ventole della vostra scheda video. Quindi, dopo aver completato questi test e aver ottenuto i risultati della temperatura massima, magari anche la temperatura di hotspot all'interno della vostra GPU, ecco, per capire se sono in linea con una scheda che ha una pasta termica buona, ancora utilizzabile, o se invece siete fuori scala, la cosa che vi consiglio di fare è quella di andare magari a vedere una recensione della vostra particolare custom di GPU. Più o meno, se confrontate la velocità delle ventole, una temperatura che dovrebbe essere più o meno in linea, visto che le recensioni ovviamente vengono fatte con la scheda nuova, con quindi una pasta termica appena inserita dalla fabbrica. Quindi, se poi confrontate questi due parametri, capite subito se la vostra scheda video ha ancora una pasta termica che va bene, o se invece quest'ultima è da cambiare con appunto un cambio
come pasta termica che fra poco andiamo a vedere. E ripeto, fate questa prova perché non è detto che sia la pasta termica da cambiare e soprattutto non vi conviene farlo se la vostra scheda è ancora in garanzia. Se la vostra scheda ha 3, 4, 5, 6, 7, 8 anni sulle spalle, anche di più magari, ecco, in quel caso andate tranquilli perché non è più in garanzia e quindi potete cambiare pasta termica senza problemi. E anzi, soprattutto se avete una scheda che ha così tanti anni e non avete mai cambiato la pasta termica, sicuramente ne trarrete beneficio. Prima però di passare allo smontaggio e al tutorial effettivo, vi consiglio, ecco, degli strumenti che se non avete in casa, secondo me dovete recuperare, ecco, per fare questo procedimento e questa pratica. La cosa principale sono, ecco, dei cacciaviti magnetici da elettronico, come volete chiamare, vi lascio linkati qua sotto in descrizione. Io utilizzo questi da una vita, mi sono comodissimi per fare tutte queste anche riparazioni o brevi, ecco, sistemazioni. E la seconda cosa per questo tutorial è sicuramente la pasta termica. In questo caso io devo ringraziare gli amici di Endorphi perché mi hanno mandato questa Pactum 1 da 25 grammi che, ecco, mi sarà più che sufficiente per tutti i prossimi cambi pasta termica da qui fino a diversi anni. E appunto andremo a vedere anche come si comporta questa pasta dopo averla applicata su queste schede video. L'altra cosa che vi consiglio di recuperare per questo tipo di procedura è sicuramente l'alcol isopropilico che vi serve per pulire, volendo al millimetro, il die della GPU, insomma il chip stesso, per togliere tutti i residui di pasta termica vecchia prima di andare a applicare quella nuova. Ecco, l'alcol isopropilico è quello che funziona meglio, l'alcol rosa, quello che abbiamo in casa normalmente, non è che faccia questo gran lavoro. Io purtroppo questa volta avevo solo quello perché avevo finito l'isopropilico, quindi mi sono dovuto arrangiare così. Ma se, ecco, se non avete proprio nulla di base, vi basta anche un po' di carta, magari carta igienica, anche Scottex volendo, per andare a, tra virgolette, grattare via, ecco, la pasta termica vecchia, anche facendo un po' di pressione viene via. Non farete chissà che lavoro pulito, però alla fine anche solo così può bastare e avanzare. Però ecco, con l'alcol isopropilico va sicuramente molto meglio. Se siete proprio degli hardcore potete usare anche il WD-40 perché alla fine non conduce e comunque va a pulire via molto bene la pasta termica. Però la cosa a cui dovete stare attenti poi è pulire bene via l'unto del WD-40 perché, ecco, potrebbe fare da strato un pochino isolante forse, o comunque andare poi a sciogliere se non avete tolto bene, potrebbe andare a sciogliere la pasta termica che è andata ad applicare sopra. Quindi mi raccomando, state attenti se lo utilizzate. Quindi direi che ho parlato anche abbastanza e ora vi lascio con il tutorial. Partiamo con la GTX 1070. In questo caso abbiamo una scheda con un backplate, praticamente ormai tutte vengono vendute così, e dobbiamo girarla sottosopra per esporre tutte le viti che stiamo togliendo. In questo caso, dopo averle tolte tutte, riusciamo a tirare via il backplate e a esporre il PCB. Qui rimuoviamo altre tre viti e poi riusciamo a staccare il dissipatore dalla scheda vera e propria. In questo caso poi tiriamo su quest'altra sezione, ecco, dove ci sono anche i pad termici per raffreddare le memorie, puliamo il tutto e con un po' di carta igienica andiamo a pulire il die con la vecchia pasta termica. Ho utilizzato, come vi dicevo prima, un po' di alcol rosa, ma ecco, se avete l'isopropilico verrà molto meglio. E una volta fatto questo andiamo anche a sostituire i pad termici della 1070, in questo caso con questi Thermalright Odin. Prendiamo più o meno le misure accurate e andiamo a sostituire, ecco, i pad termici dopo aver pulito, tra l'altro, ecco, sia le memorie che anche questo pezzo di metallo su cui poi andremo a posizionare i vari pad, così da evitare, ecco, unto che rimane lì, insomma, dai pad precedenti. Una volta fatto questo, puliamo la pasta termica anche dal dissipatore e poi andiamo a riassemblare il tutto con la nuova pasta termica, la Pactum 1 della Endorphi. In questo caso andiamo a metterne una striscina, potete mettere anche il chicco di riso, potete fare come volete, alla fine basta che non ne mettiate tantissima né neanche troppo poca. Cioè, so che ho detto così magari non è proprio molto d'aiuto, però ecco, magari sì, se anche ne mettete un pochino troppa poi potete stenderla, e questo forse è il metodo più semplice per non sbagliare, visto che se ne abbiamo messa troppa, forse come nel mio caso, visto che il die non era così grande, andandola a stendere poi con una palettina, ecco, l'eccesso lo portiamo via con questa paletta e rimane giù la giusta quantità sulla scheda. Fatto questo andiamo a riassemblare il tutto facendo attenzione
attenzione ai connettori delle ventole e dell'illuminazione se sono presenti, e poi richiudiamo il tutto, diciamo, facendo i passaggi precedenti al contrario. Ecco, una volta riassemblato il tutto, ovviamente facciamo attenzione a distinguere le varie vitine, ma bene o male sono quasi tutte uguali, ecco, in una stessa scheda. Vediamo poi la differenza di temperatura, che in questo caso è notevole perché abbassiamo la temperatura media dopo 10 minuti di stress test da 57 gradi a 52 circa, sono 5 gradi in meno, che non sono pochi, anche l'hotspot più o meno la stessa cosa, quindi davvero niente male. Passiamo ora alla RTX 2060, che è un pelino diversa rispetto alla 1070, ha un dissipatore più piccolino, tra virgolette un po' più economica effettivamente, e anche come vitine è un po' diversa perché le quattro viti principali che tengono il dissipatore in realtà sono coperte dal backplate. Una volta, diciamo, tolte tutte le viti, possiamo andare a togliere anche il cavetto delle ventole. In questo caso a me non si staccava, quindi l'ho lasciato attaccato, quello dell'illuminazione, l'ho provato in tutti i modi, ma vabbè. E una volta pulito, anche qua facciamo la stessa cosa, mettiamo la pasta termica e la stendiamo così da evitare eccessi e quant'altro, ma ripeto, voi volendo potete metterla come vi pare, tanto alla fine le differenze non si notano più di tanto, a meno che proprio non la mettiate. Una volta riassemblato il tutto, vediamo invece che con la 2060 non abbiamo grosse differenze di temperatura. Questo è perché la scheda probabilmente non aveva bisogno di un cambio della pasta termica, e questo appunto lo potevamo scoprire magari andando a vedere, appunto, dopo aver fatto i primi test, andando a vedere le recensioni, come vi ho già detto prima, insomma, confrontando i risultati. E ora direi di passare alle considerazioni finali. Ed eccoci qui ragazzi, dopo aver visto il tutorial del cambio pasta termica. Che dire, io sono sicuramente soddisfatto dei risultati perché abbiamo visto, soprattutto con questa GTX 1070, una diminuzione di temperatura di 4-5 gradi dopo 10 minuti di stress test, che sicuramente, ecco, non è poco per un cambio pasta termica. E ok, io qui non l'avevo mai cambiata, ma questa scheda l'avevo presa usata ancora ad aprile 2022, quindi 2 anni e mezzo fa circa, e il precedente proprietario però mi aveva detto di avere cambiato questa pasta, insomma, di recente, quindi alla fine, ecco, vuol dire che anche la pasta che aveva messo lui magari non era di eccellente qualità, o comunque nel mentre si era degradata. E in questo caso, ecco, con questa pasta termica Pactum della Endorphy, che vi lascio linkata qua sotto in descrizione se volete acquistarla, costa veramente poco. Alla fine le paste termiche di base non costano tantissimo, e qui, ecco, secondo me abbiamo anche una pasta di ottima qualità con ottime specifiche, e abbiamo visto, ripeto, dei risultati sicuramente eccellenti. Poi per questa scheda, come avete visto, mi sono anche sentito di cambiare i pad termici perché avevo visto che quelli precedenti, ecco, erano molto oleosi, avevano lasciato, ecco, diversi residui sia sulle memorie che, insomma, sul dissipatore. Questa cosa non è che va proprio benissimo, e ho detto secondo me qui sono da cambiare, e per fortuna avevo in casa questi Thermalright Odin da 1,5 mm, che era lo spessore giusto. Per quanto riguarda i pad termici di questa 1070, mi raccomando, se volete andare a cambiarli, cambiateli, ma solo con quelli di grandezza giusta. E per quanto riguarda invece la RTX 2060, abbiamo visto i risultati invariati dal prima e il dopo. Questo è dovuto a diversi fattori. Il primo è sicuramente dovuto al fatto che questa scheda video, la 2060, è stata in realtà prodotta, mi pare, intorno al 2021. Questo modello in particolare, so ovviamente che la 2060 di base è uscita a gennaio del 2019, ma saprete anche che durante la crisi delle criptovalute, il crypto boom, come volete chiamare, le schede sono state ristampate in massa, insomma, anche queste 2060 soprattutto, e questa in particolare so che è stata acquistata proprio verso la fine di questo anno, insomma, del 2021, e per questo, ecco, non aveva chissà quanti anni sulle spalle. Per questo motivo anche, ecco, cambiare la pasta termica non era strettamente necessario. L'altra cosa poi è che se abbiamo una scheda che non ha un dissipatore enorme, che non permetta chissà che scambio di calore, alla fine la pasta termica serve, sì, sicuramente, però, ecco, non è proprio necessario andarla a cambiare sempre dopo tot anni così, perché tanto è il dissipatore a essere il fattore limitante. E questa cosa l'abbiamo vista in un vecchissimo video dove sono andato a mettere la pasta termica Thermal Grizzly Cryonaut, che è probabilmente una delle migliori in commercio e costa anche tantissimo, su un dissipatore stock Intel, e abbiamo visto che non c'erano differenze di temperature tra questa pasta termica super costosa e la pasta termica stock. Questo perché il dissipatore, più di quello, ecco, in termini di calore, non poteva assorbire.
cambiare la pasta termica non aveva molto senso. Stessa cosa secondo me con la 2060, mentre con la 1070, col fatto che era un po' più vecchiotta e che ha effettivamente un ottimo dissipatore in termini di heatpipe, mi pare che abbia 6 heatpipe all'interno, ecco, questo permette sicuramente un trasferimento del calore eccezionale e quindi avere una buona pasta termica ha sicuramente senso. E anche oggi siamo arrivati alle conclusioni di questo video. Io come sempre spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile, soprattutto magari per chi è un po' più alle prime armi in questo ambito. Io, ecco, ho voluto dare un po' la mia definizione di cambio pasta termica, un po' quello che faccio io quando devo andare a fare questa pratica, che, ecco, ripeto, non è una cosa complicata, ma se uno non l'ha mai fatto, almeno questo secondo me è un tutorial che potrebbe esservi stato utile. Se così, ripeto, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale se siete arrivati fin qua e ancora non lo siete. Detto questo, vi consiglio di vedere due video che se non avete visto vi invito a guardare. Il primo è quello sulla GTX 1070 Ti testata dopo 7 anni dall'uscita, mentre il secondo video che vi consiglio è quello sull'Intel Xeon 2699 V3. E quindi arrivati a questo punto io non posso far altro che ringraziarvi per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!